Oggi ritorniamo a parlare di MES, il meccanismo europeo di stabilità che in queste ore sta un po' infuocando il dibattito politico e del quale si occuperà in giornata il Consiglio dei Ministri e poi mercoledì prossimo sarà oggetto di dibattito a livello di Parlamento in previsione del Consiglio europeo, cioè l'insieme dei capi di Stato o di governo dell'Unione europea. Va detto che il MES è operativo dal 2012 ed è stato introdotto nell'ambito della zona euro per intervenire in aiuto di quei paesi che dovessero trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda in particolare l'indebitamento pubblico ed è per questo che si dice anche fondo salva stati. Una situazione difficile che potrebbe compromettere l'intero sistema economico-finanziario di un paese. Ma gli argomenti di cui si sta dibattendo in questi giorni riguardano la modifica del MES per rapporto a taluni aspetti. A riguardo va precisato che noi operiamo all'interno dell'Unione Economica e Monetaria che è stata istituita nel 1992 con il Trattato di Maastricht, dando origine all'euro. All'interno di questa Unione abbiamo l'Unione Bancaria, l'Unione delle Banche della zona euro, che si struttura su tre punti fondamentali. Il codice unico, che riguarda il comportamento che devono assumere tutti gli istituti finanziari. Abbiamo poi il sistema di vigilanza unico, che comprende la Banca Centrale Europea, che opera in accordo con le banche centrali nazionali, per quanto riguarda noi, la Banca d'Italia. E poi abbiamo il meccanismo di risoluzione unico. Cioè, risoluzione in questo quadro riguarda interventi per ristrutturare la situazione di crisi in cui può trovarsi, ad esempio, una banca, un istituto finanziario. All'interno di questo meccanismo di risoluzione unico abbiamo il fondo unico di risoluzione, ossia un fondo che è alimentato dal sistema finanziario, fondo che è gestito dal Comitato Unico di Risoluzione. Per quanto riguarda le modifiche che vogliono essere introdotte, ci si riferisce in particolare al cosiddetto backstop. Backstop è un termine che si prende dallo sport, che si riferisce al baseball, molto diffuso negli Stati Uniti d'America, e che riguarda appunto la rete di protezione quando viene lanciata la palla. Ecco dunque, questo backstop dovrebbe avere lo scopo, secondo le intenzioni, diciamo, dei proponenti. Va detto che queste modifiche sono già state approvate nel dicembre del 2018, poi evidentemente la grave situazione del coronavirus ha comportato dei ritardi, ma questo backstop costituisce praticamente una rete di protezione, un garante di ultima istanza qualora dovesse essere necessario intervenire, soprattutto con lo scopo di prevenire e non curare le situazioni di crisi. Evidentemente questo deve essere considerato un aspetto positivo, ossia affrontare al meglio possibile le crisi per evitare che si possa andare in una situazione che è necessario poi affrontare con altri mezzi molto più drastici.